check it out now. This ain't nothing but a summer jam. Everybody go party and dance. We on the floor. Check if you wanna join in. DJ, give us more. Let me take you to the top. Everybody move, boom. Get the party kicking. And the speakers blow. Yeah, we're about to begin. Ahora por ti no siento nada. Deletaré mi cama,
la sesta giornata del torneo Carpe Diem. Siamo qui con Orazio Gangi e Michael Guglielmino, giocatori della squadra GM di Scala. Partiamo con Orazio, che oggi è stato il migliore in campo, dopo comunque questi gol sicuramente importanti. E abbiamo qui anche l'onore di avere Michael in veste di presidente di questa squadra. E allora Orazio, partiamo con te, come dicevamo, dopo questa vittoria comunque che già era abbastanza prevedibile nel primo tempo, perché avevate chiuso questa partita con il risultato di 5-1. Guarda, per noi niente è prevedibile, perché come abbiamo visto nelle partite precedenti, noi ci bastano i 5 minuti che andiamo in tilt e ci recuperano le partite. Però comunque oggi eravamo più concentrati del solito, anche se l'avversario era più abbordabile rispetto alle altre partite. E alla fine siamo riusciti nell'impresa. Michael, come vedi questa squadra? Perché abbiamo saputo prima che è stata la tua prima, era oggi la tua prima apparizione. Sì. Come vedi questa squadra? Secondo te, anche in un'ottica di classifica, perché ricordiamo che è tentato un po' questa scalata alla vetta, perché i Coretti sono un po' da setti, poi con questa vittoria fermate attualmente a quella. Ma da sottolineare la doppietta, no? Adesso ci farà, penso, mai con una intro, ecco, della sua... Cominciamo come la vedo la squadra, la vedo molto buona, dai, siamo messi bene in campo, abbiamo anche delle individualità molto pesanti, diciamo, di calibro un po' più superiore rispetto ad altri ragazzi. Comunque, abbiamo, l'importante è che abbiamo il gruppo, ecco, questo, che siamo tutti uniti, giochiamo con la testa, non giochiamo ognuno per conto proprio. Niente, poi mi hai fatto un'altra domanda, non mi ricordo cosa. Sulla tua prestazione. Ah, sulla mia prestazione, niente, dopo due mesi sono rientrato nel campo di gioco, ho fatto la doppietta. Sono felice perché non pensavo, mi sentivo un po' spaesato, però poi ci siamo riusciti. La classifica la vedo con un po' di rammarico, ecco, perché chi siamo, ecco. Siamo fatti per stare là sopra, non è presunzione, ma è stata fatta la squadra appunto per quello, per arrivare più in alto possibile, arrivare più in finale, ecco. Però abbiamo fatto qualche errore durante le partite, come ha detto Orazio, di concentrazione. Niente. Orazio, invece parliamo un attimo di questo gioco, come diceva anche Michael, che diciamo a parte spiccare sicuramente qualche giocatore particolarmente, però privilegiate questo gioco palla a terra, questa è una vostra caratteristica di gioco. Eh sì, perché siamo tutti ragazzi che bene o male abbiamo giocato sempre insieme, cioè tutti gli anni comunque siamo cresciuti insieme. E ormai ci conosciamo bene per questo. Come ha detto Michael, siamo un gruppo che... andiamo avanti uniti, ecco. Tutti amici. Vi faccio una domanda a entrambi dove vi dovete rispondere, diciamo, a vicenda. Cosa ci vuole per tenere soprattutto questo ritmo e cercare di raggiungere questa vetta e magari fare, ecco, un piccolo sgambetto alla squadra Coretti? Niente, non ci vuole niente, ci vuole concentrazione, come sempre, giocare come abbiamo sempre giocato. Più concentrazione, lo dico intervista per intervista, sempre più concentrazione, perché abbiamo questo calo negli ultimi 5 minuti, da un 4-1, 5-4, 5-5, cioè anche contro i Coretti 4-2, 4-4. Più concentrazione, tutto qua. Ora, sei d'accordo, hai qualcosa da aggiungere? Se noi entriamo in campo per divertirci, io penso che non ci possa battere nessuno. Poi, se entriamo per vincere, ci battono. Va bene, allora questo... mi è piaciuto questa sua idea. Intelligente, ragazzi. A questo punto allora ringraziamo per la disponibilità Orazio Gangi e Michael Guglielmino. Sì, volevo dedicare questa vittoria alla mia ragazza, oggi non c'è la doppietta. E rimandiamo alla prossima intervista, grazie ancora. Buonasera.